Derecisce a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo episodio su The Evil Within 2. La scorsa puntata è stata pregna di avvenimenti, situazioni e momenti decisamente memorabili. Uno su tutti, l'esplosione delle teste degli spettatori dello sceno spettacolo messo in scena da Stefano Valentini. Ragazzi, quella cutscene veramente mi è rimasta impressa nelle retine e nel cuore. Penso che sia una cosa che non scorderò mai. La boss fight non è stata memorabile, devo riconoscerlo, ma tutto quello che c'è stato prima, il contorno, anzi, nel caso di un artista, la cornice che ha preceduto quello scontro è stata fantastica, veramente una cosa incredibile. Ma la morte di Stefano Valentini, la sua sconfitta finalmente, non è stato l'unico importante avvenimento dell'episodio. Sebastian ha rivisto Lily, ragazzi, ha rivisto Lily e la piccola naturalmente è fuggita perché lei era convinta che il padre fosse morto, questo è quello che gli hanno raccontato, ma i colpi di scena non sono finiti. Myra è ancora viva, è una creatura orrida. Kidman sapeva che Myra si trovava all'interno dello stem, non ci ha detto un cazzo, ragazzi, ma lei sapeva che qualcuno ci avrebbe aspettato all'interno della macchina. Ed era proprio Myra, corrotta in una creatura col cappuccio bianco che ha trascinato nostra figlia, vorrei dire sua figlia, ma non so se è più la donna che conoscevamo. In ogni caso, la figlia di Sebastian, quantomeno Lily Castellanos, in un burrone nel quale siamo precipitati anche noi, salvo poi ritrovarci in questa stanza, quella che doveva essere la nostra comfort zone. E che invece sembra essere trasfigurata orribilmente, cambiata, pozze di sangue, candele, un altare con una croce bislacca, non lo so, stanno accadendo cose veramente strane, ragazzi, io sono curiosissimo di andare avanti, ma per un attimo ho notato qualcosa sul proiettore. Vedete? Lo vedete? Aspettate un attimo. L'avete visto? È un lampo, è un secondo, ma compare la croce. Molto inquietante. Messaggi subliminali. Ok, ragazzi, dobbiamo assolutamente scoprire qualcosa in più su quello che sta succedendo. Perché per ora non abbiamo spiegazioni. Lì c'è una bambola. Sembra la bambola con le fattezze di Lily. In ogni caso, indaghiamo. Sono finito. Vorrei saperlo anch'io, Sebastian. Catacombe. Sembrano proprio catacombe. E noi... Ok. Siamo esattamente al centro. Dove diavolo siamo finiti, ragazzi? Questa è un'ambientazione completamente inedita. Che schifo, altre viscere. Ok, allora, cosa abbiamo qua? Polvere da sparo. Bene, iniziamo con recuperare qualche rifornimento perché si può dire che siamo entrati veramente nella fase 2 del gioco, evidentemente. Abbiamo sconfitto Stefano e adesso sicuramente ci saranno delle ripercussioni. Questo senza ombra di dubbio. Per cui teniamoci pronti, allerta. Che schifo. Ok. L'unica porta è questa. Benvenuto, cercatore. Vuoi delle risposte? Sono qui per aiutarti. Cosa è stato? Non lo so chi o cosa sia stato, ma sicuramente
Ha colto nel segno, vogliamo delle risposte. Perché stanno succedendo cose parecchio strane, siamo abituati a pur sempre The Evil Within. Ma dobbiamo andare a fondo. Allora, ricarichiamo. Oh, una siringa medica, ragazzi, la usiamo subito. Perché non siamo messi benissimo a vita. Qua dentro cosa c'è? Niente di che. Ah, ok. Strada interrotta, va bene. Torniamo indietro, che ho visto una porta. Seguiamo come al solito la scia di sangue is the way. Uff! Occhio, eh. Allora, mi si sta scaricando il DualShock, perdonatemi ragazzi, ma non posso permettere che Sebastian, oh, rimanga immobilizzato in una situazione del genere. Allora, questa porta. Siamo di fronte a un bivio, ragazzi. Forse però si prosegue di qua. Allora. Oddio. Beh, ok che Sebastian è abituato a farsi i puccetti nel sangue. E chi ha giocato al primo di Evil Within o visto le mie live saprà a cosa mi riferisco. Certo che non è che sia esattamente un toccasana. Che schifo, ragazzi. Mi sembra. Ok. Abbiamo appena approcciato questa nuova area, però mi sembra già molto più splatter, soprattutto gore, rispetto a quanto abbiamo visto finora. Ricorda anche molto di più, sia come ambientazione, sia appunto come estetica, tutto questo sangue, il primo di Evil Within. Questa ambientazione un po' medievaleggiante, per così dire. Decadente. Non siamo più a Union, o forse sì. Semplicemente qualcun altro sta manipolando il nucleo, secondo la sua volontà, e quindi stiamo vedendo cose diverse. Potrebbe essere. Questi sono strumenti di tortura e queste viscere. Merda, sì. Che ti è Devono averlo successo, bruciato caro? vivo. Eh sì. Devono averlo bruciato vivo, ma devono anche averlo torturato, perché ragazzi, queste macchine. Oddio. Oddio, forse stanno ancora torturando qualcuno. Queste sono decisamente macchine da tortura, strumenti da tortura. Strumenti di tortura. Mamma mia, Sebastian. Questa è roba medievale. Siamo tele oh, siamo telepatici proprio. Quanto ce la intendiamo? Sei decisamente il mio alter ego virtuale. Comunque sì, esatto. Queste sedie con gli spuntoni. Ah, questa è una Iron Maiden, ragazzi. Questa è la Vergine di Ferro. Si entra lì dentro, ora ce la fanno vedere chiusa. Però dentro è piena di aculei, spuntoni, che pian piano penetrano le carni. Del povero disgraziato che ci si ritrova dentro. Sono strumenti anche molto da Inquisizione. No, forse l'Inquisizione faceva robe ancora peggiori, sapete? C'è stato un periodo che andavo matto di ste cose. Ricordo che da ragazzino, quando ero andato a vedere la Tower of London, la Torre di Londra, c'era Oddio, chi l'è? Oh, calma, calma, calma. Calma. Allora, prendiamo questo e ce ne andiamo. Tanto quella porta dubito che si potrà aprire. Oppure. Aspettate. Anzi, no, invece. Optiamo per una strategia più tranquilla, tipo questa. Ok. Il pugnale è sempre il nostro migliore amico. Infatti, immaginavo che questa fosse un'area segreta. Comunque, vi stavo dicendo. Ero andato nella Torre di Londra. E c'era la zona adibita alle torture, mi ero esaltato veramente tantissimo. Tantissimo.
Ok. Non volevo dare una coltellata, Sebastian. Brutti suoni, eh? Brutti, brutti suoni. Cercatore ci ha chiamato con la voce. Che vorrà di? Apriti sesamo. Oddio. La via Crucis. La via delle croci. Naturalmente queste non sono croci cristiane. Sembrano... potrebbero essere croci di qualche setta fanatica. Aspettate. Io ho esplorato bene. Perché? Mi è venuto il dubbio di non aver preso tutte le strade possibili. Forse è solo un mio scrupolo idiota, però... Ecco, qua non c'è niente di interessante. Avevamo già visto tutto, sì. No, ok, no, forse è veramente... No, no, ok, perché c'era questo bivio. Però di qua c'eravamo già stati, no, ok. Ragazzi, non mi perdo nelle aree sandbox. E mi faccio venire gli scrupoli qua, che è tutto un corridoio. Vabbè. Ok. Allora, andiamo avanti. Perdonatemi, eh. Ogni tanto mi vengono le ossessioni. Le manie di essermi lasciato qualcosa indietro, cosa che sarà sicuramente avvenuta, però. Mamma mia, è cambiata completamente l'atmosfera. Cioè, il gioco ha preso tutta un'altra piega. Sento brutti suoni. Tanto per cambiare. Ci stanno dando un po' troppa roba perché io possa essere tranquillo che fili tutto liscio. Ok, cerchiamo di capire un attimo dove siamo. Qua è chiuso, ok. Immagino che si debba andare avanti di qua. Oddio! Mamma mia! Va bene, calmi. Vieni, caro. Ti aspetto al varco. Basta che ti dai una mossa, però. Dai, non fare l'idiota. Mi hai già perso. Stai perdendo un bicchiere d'acqua, eh? Vabbè, peggio per te. Ok. Devo dire che mi ha spaventato, eh? Oddio. Vabbè, ma allora... Basta, eh? Ragazzi, quanto sono diventato esperto col coltello, comunque. Fortissimo, eh? Allora, immaginavo. Manca Serve una qualcosa. manovella per girarla. Infatti, mi sembrava troppo strano. Un'area così ampia. Ok, allora. Dovremmo cercare una manovella. E sicuramente ce l'avrà un mostro brutto e cattivo di quelli in queste celle. Ah no, sono chiuse le celle. Sono chiuse, però ci deve essere un modo per trovare la chiave, perché vedo degli oggetti che luccicano all'interno. Oh, addirittura una statuetta. La sta pregando, ragazzi. Questa è l'or. Questa è l'or. Sta pregando quella statuetta. Chissà se hanno un significato. Noi nel primo dei Evil Within le abbiamo sempre date per scontato. O meglio, abbiamo sempre dato per scontato il fatto che non ci fosse un significato dietro a queste statue. Invece, potrebbe esserci, ragazzi. Perché sono presenti in entrambe le realtà dello stem, sia in quella di The Evil Within 1, sia in quelle di The Evil Within 2. Sono delle costanti, variabili e costanti, no?
Mentre anche gli zombie sono una bella costante, le statuette cosa possono rappresentare? Allora, dov'è sta benedetta manovella? Ok, 5 bottiglie di vetro, sono 5 chance in più di resistere alla presa degli zombie. Poi li chiamo zombie, ma ragazzi, chiaramente non sono proprio zombie. Oddio, non lo so in realtà. Sono cittadini di Union morti e tornati in vita? Non è molto chiaro questo. Credo di sì. O forse sono semplicemente Forse posso usare trasformati. questa. O forse oggi devo smettere di farmi tutte queste domande. Ok, abbiamo trovato la manovella. Perfetto. Serve per aprire un meccanismo a manovella, ma aspetta a te scoprire quale. In realtà l'abbiamo già scoperto. E adesso però. Probabilmente, esatto, abbiamo aperto anche le porte perché si attivavano con lo stesso meccanismo. Allora, vediamo un po'. Tu, vieni qua, caro. Dai, che ci hai visto. Dai, motherfucker. Bella così. Ok. Ora però possiamo prendere il contenuto di ciò che è nelle celle. Allora tu. Sì, vieni qua. Cos'hai? Stai male? Hai mal di testa? Stai chiamando gli altri, vero? Falli venire pure tutti, che io faccio la pila. No? Vabbè. Ok. Ma erano solo questi? Perché poi c'erano anche le altre celle dall'altra parte. Boh. Vabbè. Tu sei morto, vero? Carbonizzato. Sì. Ok. Tu invece sei vivo, maledetto. Stai giù! 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 Ok. Vieni, 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 vieni. Non farlo stupidino. Vieni qua. Ok. A posto, ragazzi. La tattica vincente questa, eh. Questa è veramente la skills definitiva. Mamma mia. Ringrazio di aver sbloccato questa abilità per tempo perché veramente ci sta salvando la pelle. Sarà in modalità incubo tutti sti zombie senza quell'abilità. Aia, rumore di polipetta, l'ho sentita. Oh. Ok, prima tu, bravo, bravo, bravo. Vieni, corri, 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 corri a prenderti la morte. Vieni a pigliare un perdono. No, no, perché non si è attivato? Va bene, rifacciamo. Oddio, da che parte? Va bene. Oh. Stai calma, stai calma, stai calma. Stai calma, biondissima. Vieni qua. Beccati il primo. Oh. E vieni a beccare il secondo. Clack. Ok. Telecamera, non abbandonarmi ora. Finiti? Mi sa di no. Perché la musica non è finita. Ah, ci sei tu. Ti vengo a prendere, ti vengo a prendere, ti vengo a prendere. Ehi! Oh no! Mi hai sentito? No! No, perché non funziona sempre? Oh, ah! Vedete a fare lo sborone. Ehi, ehi, ehi. Dateci piano con le centra in faccia, eh.
Qua segno, qua segno, qua segno. Bello che sei, vieni da mamma. Bello che sei pure tu. Ok, ok. Mamma mia, erano tanti, eh. Ora, saranno finiti? Beh. Parti di armi, perfetto. Polvere da sparo, alla grande. Per ora non ne abbiamo bisogno, però delle munizioni da craftare. Mi è spaventato tantissimo, te lo giuro. Mi è spaventato veramente tantissimo. Ti odio. Oh, 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 apri, apri, apri. Che fai, Sebastian? Dov'è? Ah, scemo! Oh, là! Sono diversi? Sì. Credo che siano un po' diversi, al di là dell'abbigliamento che non hanno. Sembrano anche più sfregiati del solito. Pagina di Sottomettiti per la Libertà 1. Sottomettiti per la Libertà, già un titolo, un programma. Resistere è una caratteristica insita nella natura umana, che si tratti di resistere al cambiamento, all'autorità o al desiderio. Ma il prezzo da pagare in termini emozionali per tale resistenza spesso supera i benefici. L'universo è troppo organizzato, troppo perfetto. Come possiamo credere che una tale perfezione provenga dal caos? Io credo che esista un piano. Per me, per te, per ognuno di noi. Alcuni dicono che tutto accade per una ragione. Altri lo chiamano destino. Qualunque cosa sia, coloro che tenteranno di resistere soffriranno. Guarda, stai parlando con la persona giusta. Sebastian è veramente... intanto, cosa ci stavamo per dimenticare? Sacca ampliata. Questa sacca di nylon serve a trasportare più dardi per balestra. Perfetto. Mi stavo dicendo, uno più stoico di Sebastian, ragazzi, dobbiamo trovarlo. Ma proprio nel mondo dei videogames. Cioè, uno che si è fatto due viaggetti all'interno dello stem, prima nella mente di un pazzo e poi qui in questa cittadina veramente putrescente, che non è già più una cittadina. Tu sei vivo, lo so che ti alzi tu. Come posso fare a farti alzare? Basta dirlo. Oh, 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 vacci piano, Volevo solo svegliarti. Tesoro, ci sono le gocciole. Quanto sono stupido. No, no, mi uccide. Allora, va bene tutto, però. Vieni, vieni, vieni. Vieni bene, però. Mettiti... Ok. Perché ho svegliato il can che dormiva? Perché si sarebbe svegliato comunque, ragazzi, lo sappiamo. Tra l'altro, quelle bolle che hanno, quelle bolle bianche, purulenti, sembrano essere fatte della stessa sostanza del mostro. Ma, peggio ancora, della stessa sostanza bollosa che ricopriva anche Myra. La versione mostrificata di Myra, naturalmente. Ok. Siamo una siringa. Manco per scherzo. Va bene. Allora, fatemele guardare meglio. Sì, io le chiamo madonnine, ma non è una madonna, è una dea. In effetti le chiamavano statue della dea. Ok, abbiamo una chiave grande. 12 su 32, ragazzi, arrivati a questo punto del gioco. Mi sa che ce ne siamo perse parecchie, se ne abbiamo solo 12. Tu ti svegli e lo so. Bastardo! Non mi aspettavo facessi così, maledetto. Oh. Ale. Schiacciato. Brutto infame. Mi ha preso per le caviglie il maledetto. Sebastian, stai calmo che dobbiamo recuperare la vita. Ok. Vabbè. Ok, andiamo avanti. Abbiamo ripulito per benino quest'area. Possiamo procedere. Vai, 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 vai. Ah, potevamo scappare volendo, forse. Però, ragazzi, alla fine
Con sta skills del cervello. Sì, del cervello. Boh. Del coltello. Addirittura un segnale. Gente, mobis morto, munizioni, fucile a pompa. Con sta skills del coltello, stavo dicendo, possiamo veramente permetterci di far fuori tutti. E quindi acquisire più gel verde, ragazzi. È veramente la tecnica che salva la vita. Dov'è l'agente Mobius? Ah, bella domanda. Fantastico captare segnali col rilevatore se poi non abbiamo la mappa su cui taggarli. Oh, ma che bello. Siringa. Ah no, in realtà ci dice i metri, vedete? Guardate... Guardate sul fondo schiena di Sebastian che c'è la radiolina, che ora non so se con la qualità di YouTube riuscirete a vederla, ma segna 15, 14. Quindi effettivamente possiamo capire la distanza in metri dall'oggetto che abbiamo captato, anche senza bisogno di utilizzare la mappa, ma guardando la radiolina. Questa è una figata, questa è una chicca. Cioè, è un segno di cura più che altro. Sono celle invece. Ragazzi, le texture sono pessime. Lasciate che ve lo dica. Sapete che... Un altro segnale, sì? Una sub quest forse. Lasciate che ve lo dica. Sapete che quando c'è da fare i complimenti a The Evil Within sono il primo a farli. Ma... Le texture in certe zone sono veramente in bassissima risoluzione. Ok, tantissime parti di armi. Qua c'è un passaggio segreto. Oddio. Cos'è, un pentacolo? No, è semplicemente un cerchio di candele. Tre munizioni, fucile a pompa. Agenti Mobius, quindi comunque siamo sempre all'interno dello stem. Ovvio, ragazzi, che siamo sempre all'interno dello stem, eh? È una banalità quella che ho detto, gigantesca. Però, ecco, voglio dire, non siamo in una zona totalmente estranea, totalmente diversa, perché comunque ci sono degli agenti Mobius. Tra l'altro questo c'ha una catena al braccio. Allora, calma. Fatti i cazzi tuoi, ti prego. Quelle munizioni mi farebbero molto piacere. Ok, bravissimo. Sicuro che se mi fossi avvicinato di un passo in più... Sono curioso, eh. Nel caso scappo veramente alla velocissima. Sapevo. Volevo togliermi il dubbio. Ah, però no, è già il verde, eh. Non dimentichiamolo. Sempre già il verde. Vieni qua. Vai, 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 vai. Ok, appena si gira. In realtà anche così. Perfetto. Ok. Che bello non avere più paura dei mostri. Standard, quando meno. Quando o meno. C'ho il naso tappato, si sente, eh? Ok. Allora. Queste due stanze erano collegate. Non ho provato ad aprire da qua. No, ma ok, è proprio bloccata. Tu pure ti alzi, poco ma sicuro. Ormai, ragazzi, li riconosco. Quando c'hanno gli occhi che brillano di quella luce rossa, vuol dire che sono vivi. A parte che lo sono quasi sempre, purtroppo, per noi. Svegliamolo. Ci sono le gocciole! Via! Tanto per i cunicoli non passano. Aha! Un incubo. Ehi, c'è qualcuno? Ti prego.
Che sta succedendo? Vabbè, ma quanto piagni? Poverina. Quanto è lunga questa conversazione? Sì, stai fresca se vuoi andare a casa, Union. Oddio. Perché questa musica? Oh! E te? E te? Sei scemo? Come hai fatto ad arrivare fin qui? Complimenti! Passi dai cunicoli! Complimenti davvero! Complimenti vivissimi! Per lo sbattone! Ok. Ok. Vabbè, ridendo e scherzando... Cioè, manco troppo. Però stiamo acquisendo parecchio gel verde. Questa voleva tornare a Union. Che zona è? Che luogo è questo? Vediamo un pochettino. Oddio. Vai a fondo per trovare ciò che cerchi. Solo scendendo potrai essere. Sì, questa è tutta l'aria di un predicatore. Assolutamente. Ma che sta succedendo? Guarda, non chiedermelo, Sebastian. Non ho la più pallida idea. Dove siamo? Una cella? Credo di sì. Caspita, bel volo. Ok. Hai perso tutto. Il fallimento ha portato alla passività, quindi alla disperazione. E la disperazione all'autodistruzione. Eccolo. Wow. Non hai creduto a tua moglie. Ti sei rifiutato di vedere. È tutta colpa tua. Sei un fallimento. Tua figlia è svanita per colpa tua. Non sei riuscito a salvarla. Possiedi la chiave per porre fine a me. Posso guidarti alla serratura. Chi sei? Cosa vuoi da me? Ragazzi, comunque il gioco è veramente un crescendo, eh? Guardate il corridoio. Bellissimo. Ragazzi. Cioè, sempre più bello. Non sei riuscito a salvarla. Dovevi fidarti di lei, eh già. Tua figlia è scomparsa a causa tua. Sei un fallimento. Mio Dio. Ok. Wow. Quella è casa nostra, vero? Non puoi cambiare il passato. Puoi solo accettarlo. Affrontalo. Non evitarlo. Quella è... Lily. Thank you.
Oddio. E questi? Cavolo. Aia. Oh, kit medico. Ok, questi immagino che non li sconfiggerò semplicemente con una coltellata, vero? Decisamente no. Porca vacca. Aia. No, 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 Sebastian, kit medico al volo. Al volo, Sebastian. Ok. Oh, merda. Porca vacca, cosa fanno? Ci caricano proprio. Ci placcano. Allora, carissimi. Oh, via, 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 via. Sì, sì, ci caricano proprio. Merda. Quanto sono resistenti? Non sono zombie normali. Decisamente no. Ok, uno. Forse è andato. Quello sta prendendo fuoco. Non so cosa voglia fare. Oh no, 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 no. Niente abbracci, grazie. Grande Sebastian. No, eri riuscito a schivare quello. Wow. E vai. È andata? Incredibile. Per un pelo, ragazzi. Decisamente per un pelo. Wow. Ok. Ci voleva. Mamma mia. Vedi, puoi fare il gradasso finché ci sono gli zombie normali. Poi non ho nemmeno provato ad accoltellarli questi, ma dubito veramente che si potessero uccidere così. Ma già il verde? Zero? Peccato. Stefano mi ha sfidato. Era una spina nel fianco. Una spina che hai rimosso. Per questo sarai ricompensato. Stefano. Questo tizio lo conosce. Già. E Stefano conosce questo tizio. Perché ne ha parlato. Ragazzi, un attimo. Voglio controllare di non essermi perso niente. Magari qualche risorsa. Però sì, conosceva Stefano. Una spina nel fianco, l'abbiamo eliminata. Mi vengono in mente le parole di Hoffman. Cosa c'è peggio di uno psicopatico? Forse un fanatico religioso. Probabilmente. Ok. Allora, scendiamo giù di qua. Scendi, Seb. Ok. Allora. Ah, lo specchio. Ottimo. Capita giusto a fagiolo perché volevo concludere la puntata. Però, prima. Innanzitutto, esatto, volevo controllare. Qua ci sono sempre le candele, eh. Mi pare avessimo già parlato con Tatiana, non penso che abbia da dirci qualcosa di nuovo. Però sicuramente potremmo potenziarci. Sì. Non dici niente, Sebastian. No, ok. Allora, ci facciamo un potenziamento. Ah, aspettate, possiamo sviluppare un pochettino le armi. Allora, potenza di fuoco 800, mamma mia. Ci compriamo sto critico? Dall'1% al 30%, che comunque non è affatto male. Così addirittura si hanno il 60% di fare dei colpi critici. Però col fucile a pompa come siamo messi? Possiamo aumentare ulteriormente? No. Boh, boh, boh. Non so proprio che fare. Velocità di mira. No. Dai, sblocchiamoci il critico per la pistola. Ok. Poi magari con 95. Cioè, precisione non lo usiamo veramente mai.
scarica elettrica invece sì. Ok, basta così. Tatiana. 2050 gel verde. Forse riusciamo a completarci il ramo della vita. Come posso aiutarla, detective? Dimmelo tu, baby. Questo posto è l'inferno, letteralmente. Pieno di sofferenza e morte. Sì, ha bisogno di forza per attraversarlo. Forza e risolutezza. Non so quanto potrò resistere ancora. Ha solo iniziato a mettere alla prova i suoi limiti. Andiamo bene, allora. Deve esplorare le profondità del perché è qui. Cosa mi ha portato qui? Sono qui per salvare Lily. Sì, ma per farcela... Aspettate un attimo. Pronti altre sfide. Non voglio fare spoiler, eh? Mi sto facendo un'idea strana. Silent Hill 2? Chi ha capito, ha capito. Cioè, a buon intenditore poche parole. Però l'idea del viaggio interiore l'ho già vista un po' troppo quest'anno. Però le parole di Tatiana mi hanno fatto riflettere in tal senso. Vabbè, non voglio parlarne troppo presto, potrebbe essere spoiler. Ripeto, a buon intenditore poche parole. Chi ha orecchie per capire, eccetera, eccetera. Chi ha orecchie per intendere, era. Comunque, quale apriamo? Questa? Wow, solo tre arpioni. Sfiga. Speravo in qualcosa di un po' più carino, Tatiana. Ok. Aumenta la quantità di salute rigenerata dopo lo stato critico. Recuperato usando gli oggetti di cura. Sarebbe anche l'ora, eh. Ma furtività? Non ci impiegano più tempo per rilevarti. Questa prima o poi non mi dispiacerebbe sbloccarla. Quella di rallentare il tempo, però ragazzi, è estrema. Cioè, rallentare il tempo deve essere veramente fico. Solo che secondo me è un'abilità che ormai si sblocca in New Game Plus. 75.000 gel verde è veramente parecchio, eh. Calcolando che per arrivare qua dovevi spendere circa 13.000. Vabbè. Non so neanche io, ragazzi. Ma sì. Basta. Va bene. Dai. Direi che possiamo concludere qua anche questa partita. Mi farei volentieri un caffettino, ma non c'è la macchina del caffè qua. Forse c'era, ma... No, non c'è mai stata qua. Sapete che non mi ricordo? Non c'è più lo specchio, però. La volta per passare dobbiamo passare da questa parte, ma io prima salverò. E ragazzi, il video si conclude qua. Non lo so, è tutto molto strano per atmosfere e situazioni. Mi ricorda molto il primo di Evil Within. Ha decisamente preso una piega totalmente diversa al gioco. Vedremo dove andrà a parare. Comunque sono sempre più incuriosito, sempre più interessato e sempre più affascinato da questo di Evil Within 2. Alla prossima, ragazzi.